Amici di Formula Italian Team, bene e ben ritrovati. Se a Natale non ne avevamo avuto abbastanza, Rocket League torna e torna sotto l'Epifania, che ovviamente tutte le feste porta via. E ovviamente stasera abbiamo tanta carne al fuoco, 4 le partite totali che vedremo sui nostri schermi. 2 sono le semifinali del tabellone principale, 2 sono invece il secondo round di match del tabellone secondario, o quello che io quando giocavo i tornei di tennis chiamavo tabellone di ripescaggio, dove andavano un po' i lucky winner, come venivano chiamati in gergo tecnico. Non sarò solo questa sera, in primis perché in regia c'è sempre il nostro vate, Alessandro Pietracadella. Buonasera a tutti. E come detto, non sono solo perché non siamo solo con Alessandro, perché più tardi nel corso della serata dovremo affrontare due partite in contemporanea in collegamento dall'altro campo. Per gli aggiornamenti avremo Ernesto Coppola. Ciao Luca, buonasera a tutti. E allora, come vedete in sovraimpressione, questo è il tabellone principale. Andiamo a correre e a rianalizzare anche quelli che sono stati i risultati delle partite non trasmesse con il team vincitore della versione natalizia del torneo, gli Air Force Gatone, non One, perché altrimenti hanno detto che non è la pronuncia corretta, che si sono imposti per 3-0 contro i The Gumbro Guys, qualificati anche i Fit Sharks, che andranno ad affrontare nelle semifinali proprio gli Air Force Gattone, per 3-2 nei confronti di Turbo Sound Garagi. Se la vogliamo dire proprio in est europea, ecco. Poi passaggio del turno in semifinale anche per i Fulcrum, che hanno sconfitto con il netto punteggio di 3-0 le Bombe Anarchiche. Se la vedranno con la squadra dei Mai Dire Rocket, che si sono imposti invece per 3-1 nei confronti di Napoli nel cuore. Gli sconfitti di questi quarti di finale si sono ritrovati in una doppia semifinale. Il primo round del tabellone Ultima Chance, il tabellone di ripescaggio, i Turbo Sound Garage si sono imposti per 3-2 all'ultimo sangue, se così vogliamo dire, nei confronti di dei Gumbro Guys, mentre vittoria per 3-1 dei Napoli nel cuore nei confronti delle Bombe Anarchiche. Nel secondo round del tabellone Ultima Chance, i Turbo Sound Garage e Napoli nel cuore aspettano le due perdenti delle semifinali del tabellone principale, quindi le perdenti di Air Force Gattone contro Fit Shark e di Fulcrum contro Mai Dire Rocket. Quindi, a proposito di questo, io passo per un momento, magari passo anche la palla ad Ernesto, se ha seguito magari anche più di me, quello che è Allora, successo nelle prime partite. intanto salutiamo pure Raffaele Lelli che sta con Come no, noi e ti darà infatti. una mano al Non commento. sapevo, non l'avevo visto. Giuro, non l'avevo visto. sì, allora, praticamente, ripetimi una domanda, perché ero No, impegnato a quello leggere che è un sacco di cose stato. contemporaneamente. Puoi andare assolutamente tranquillo. Giusto un paio di parole, se hai avuto modo di vederle magari meglio di me medesimo, quelle che sono state le partite che non sono state mandate in onda, che si sono giocate ieri, che portano agli accoppiamenti di questa sera. Beh, E ti posso parlare delle nostre partite che abbiamo anche, giocato. appunto. Allora, Appunto. abbiamo affrontato il team vincitrice, il team vincitore del torneo natalizio e come ci aspettavamo, non giocava Bucci perché era assente ieri, era stato sostituito da Ema Felix e come ci si aspettava hanno dimostrato ancora una volta di essere il team da battere. Molto organizzati sia in difesa che in attacco, quindi ne vedremo delle belle nella prima semifinale. Per quanto riguarda invece l'altra partita che abbiamo giocato noi contro i Turbo Sound Garage. a Garage, perché si dice Garage, no Garagi, Garage. che era composta da Samp, Marcolino e Maverick. Si sono dimostrati, hanno perso la prima partita contro i hanno perso la prima partita un attimo di allora, hanno perso la prima Allora ti dico partita subito. contro i Fit Sharks Sì.
Però poi hanno giocato bene contro di noi, si sono guadagnati con merito la loro seconda chance di andare avanti nel torneo. La particolarità appunto del torneo è qual è? Che per essere eliminato dal torneo devi perdere due partite. Perdendo una sola partita hai comunque la possibilità di andare a vincere il torneo alla fine, nella gran finale, dove... però chi viene dal tabellone dei, diciamo, dei perdenti, degli sconfitti, deve vincere due incontri, non uno, a differenza di chi viene dal tabellone dei vincenti e dal tabellone dei principali. E ti volevo dire, visto che ne stavamo parlando, Air Force Gatone, vincitori del torneo natalizio, nonostante il cambio che Felix li hai visti ancora in forma, sono ancora il team da battere, sono i grandi favoriti? Lascio la parola a Raffaele, che forse ci può dire qualcosa in più. Come no? Ma Raffaele, ci sei? Eccolo. buonasera, io al massimo ti posso cantare una canzone, se proprio io. No, poiché non sappiamo come sono i Fish Sharks e i Fulcrum, poiché abbiamo già visto nel precedente torneo natalizio i Mighty Rocket e gli Air Force Gat One, ma i Fish Sharks, composti da Paolo 2553, giocatore di medio-alto livello, più volte in serata abbiamo avuto modo di giocare con lui. Advanced Apple invece non ho la minima idea di come si comporti. Idem per Alex Pilotino, però è Alex Pilotino Junior. Salutiamo Alessandro Capozzo, il nome che sta dietro al nickname di Alex Pilotino, ma in particolar modo questa sera dietro a quel nickname c'è suo figlio, quindi ancora di più non sappiamo, È non un avendo figlio nemmeno seguito. d'arte. Eh sì, non avendo nemmeno seguito le partite di ieri dei ragazzi, poi ovviamente si giocavano in contemporanea, non sappiamo come si comportano. Non so nemmeno Mike, Matthew e Delta per quanto riguarda i Fulcrum, poiché insomma sembra un team abbastanza pronto, leggendo i nomi così, che giocano diciamo tra di loro da parecchio. Anzi, su questo magari ci potrebbe delucidare ancora di più Bendy, poiché insomma, essendo lì in amicizia molto di più con loro, avendo passato magari più ore online con loro, non so se conosce le doti carcalcistiche di Scolaro, Aloy, ovvero Delta, e De Campo. Sì, allora con Delta non giochiamo da un sacco di tempo su Rocket League e quindi non so definirlo adesso. Diciamo che circa un annetto fa era forte, diciamo più, non tanto come goleador, ma più come assist man. È uno che riesce a mettere ottime palle piazzate e quindi attenzione. Adesso non so se lo smacco è rimasto. Però mi ricordo di questa caratteristica. De Campo un po' entrambi, cioè sia un assist man ma anche un goleador, diciamo, un capocannoniere tra virgolette. Adesso non so come definirlo in termini diciamo tecnici, l'importante è capirci. Lui è abbastanza bravo. Però è ancora più bravo Michele Scolaro perché Mattia De Campo magari sa cogliere il momento, però Michele Scolaro sa fare una cosa che in Delta ho visto poco e niente, e anche in Mattia De Campo, ovvero Michele Scolaro sa volare, che in questo gioco sappiamo quanto è importante saper volare. Infatti, Ci infatti sta il ricordo. meccanismo di gioco, sì. E infatti ricordo quando c'era una tipologia speciale di Rocket in versione limitata, ovvero che la palla andava verso la porta come se la porta funzionasse da calamita. Era proprio una versione speciale di Rocket che l'hanno messa per un tempo limitato di tempo. Sì, Ecco, esatto. e lì dovevi saper volare. Lì Michele era fortissimo. Allora, ragazzi, mi dicono che sono pronti i ragazzi in stanza. Possiamo partire con la prima semifinale. Perfetto, allora attendiamo solamente che arrivino le immagini dal campo che stanno per arrivare, quindi prima semifinale Air Force Gattone contro Fit Sharks. E qua ci sarà da vedere un po' questa squadra, doppia squadra tra padre e figlio d'arte.
Tanto abbiamo ancora un minuto per i pronostici. Per il momento gli Air Force Gap One stanno spingendo nei confronti dei Fish Sharks. Vedremo, perché già con il buon Never Say Never, no, purtroppo attenzione, non è stata la no! condizione del gioco è scaduta. No, è sempre, al primo tentativo fa sempre così, tranquilli, fa sempre delle butte. E vedremo, insomma, se poi questi punti arriveranno davvero a tutti gli amici che hanno puntato da casa, o se i ragazzi di Fish Sharks poi ribalteranno la schedina eventualmente. Vediamo, vediamo. Sono molto curioso di vedere Luigino cosa fa. Sì. E allora, immagini dal campo, 2 secondi, un secondo, fischio d'inizio, primo match, e toccano subito il primo pallone. Avanza Apple, si tuffa sul pallone, il rimpallo da parte di una pulita, Alex Pilotino. Problema è che adesso abbiamo due Alex Pilotino, non sappiamo, sbaglio? Non sappiamo se sono padre o figlio. Attenzione, palla pericolosa con Alberto, che era rimasto sospeso in aria senza però riuscire a trovare il contatto con il pallone, che prova ancora ad andare. Grande pressing da parte dei Fit Sharks. Attenzione, perché una delle tattiche che abbiamo visto usate da parte degli Air Force Gattone è proprio l'estremo pressing. Se una squadra dovesse riuscire a trovare la chiave, potrebbe avere una prateria nel momento in cui... Intanto attenzione alla conclusione da parte degli Air Force Gattone, la conclusione che è arrivata da parte di Alberto, 2-2-2, pallone che finisce a sinistra della porta. Advance Apple prova a ribaltare la situazione, Alex Pilottino rimette il pallone indietro, non c'è nessuno a rimorchio, e allora Bucci, che rientra dopo la semifinale di ieri, a spazzare, pallone che danza pericolosamente, ricade al centro dell'area di rigore. Alex Pilottino, attenzione, deve andare a spazzare, rimpallo con Napo, ancora una serie di rimpalli, pallone che danza, sta arrivando Alberto sulla palla insieme ad una Pulitan, pallone che però attraversa tutto lo specchio della porta, ancora Advance Apple prova ad andare a vincere un contrasto, a vuoto Alex Pilotino, minaccioso Bucci, attenzione perché c'è tanta confusione, e ancora un pallone che attraversa tutta la porta senza però trovare lo specchio. 3 minuti 26 secondi e attenzione ancora Alex Pilotino, che cerca in qualche modo di farsi valere. Alla, ancora pallone dal centrocampo a Palombella, attenzione, poi un contrasto possente, attenzione a Alberto, va a spazzare poi ancora Alex Pilotino, che riesce a scavalcare Alberto, sono due però degli Air Force Gattone nell'area di rigore, ancora una serie di contrasti con, attenzione perché arriva traversa di uno dei due Alex, non sappiamo, come detto, se padre o figlio. Allora partono in contropiede subito verso la porta degli Sharks, che è per un momento sguarnita, palo da parte degli Air Force Gattone, credo palo da parte di Napo, cerca subito di rientrare Alberto, che va a riportare il pallone nella metà campo dei Fit Sharks. Ancora una serie di rimpalli, pallone che batte sul tetto, torna verso il centro dell'area, Alberto arriva in conclusione, pallone che danza pericolosamente, attenzione ancora, pallone, mamma mia, vicinissimo all'area, ancora la conclusione, sto impazzendo, non riesco a seguire la palla, ok, alla difesa di Paolo, che riesce a salvare sulla linea, ancora una conclusione, Paolo sotto la traversa, doppia grande parata da parte di Paolo, che salva il risultato, che a 1 minuto e 50 dal termine rimane ancora inchiodato sullo 0-0, attenzione Alex Pilotino, il contropiede, sono due però i difensori degli Air Force Gattone sulla linea di porta, pallone ancora pericoloso, che viene ancora una volta spazzato, e allora Alex Pilotino, poi Advance Apple, ancora un Alex Pilotino che cerca di andare alla caccia del pallone, che rimane pericolosamente a centrocampo, danza, arriva Alberto, lo mette al muro, il rimpallo, ancora Alberto, grande azione, attenzione, ancora un salvataggio, ancora Paolo, che si sta dimostrando preziosissimo in fase difensiva, ancora Paolo a salvare tutto, occhio perché adesso la porta è sguarnita e fallisce, un'occasione incredibile, Bucci a porta vuota, sta succedendo di tutto in area di rigore, incredibile, Alberto ancora si porta la palla davanti a scavalcare sia Advance Apple che Alex Pilotino, un minuto al termine, Advance Apple non riesce a spazzare, mamma mia che sofferenza da parte dei Fit Sharks in questo momento, pallone ancora che arriva pericolosamente verso il centro, Alex Pilotino prova il rilancio, prova a partire, arriva Bucci, spazza via,
Pallone ancora nella metà campo difensiva degli Sharks, che allontanano con molta fatica. Alla fine arriva il gol a 41 secondi dal fischio finale della partita. Raffaele, un gol che era assolutamente nell'aria. Stavano davvero facendo dei miracoli gli Sharks per tenere inchiodato il punteggio sullo 0-0. Sì, ma non hanno nemmeno fatto tutti questi tiri in realtà. Diciamo, la palla sì, è sempre stata nella metà rossa, ma mai sono riusciti a concludere. Clamoroso un po' l'errore di Buccio, che sottoporta, quello era già un 1-0 abbastanza facile, diciamo, da concludere. Occhio, Advance! L'errore. E Advance! Non sembrano mollare, insomma, qualche occasione non hanno avuto anche gli Sharks, quindi vediamo. Sì, un attraverso e un palo, botta e risposta fra entrambe le squadre, manca davvero poco, meno di 20 secondi al termine. Attenzione, Paolo vola a salvare questo pallone, poi provano un contropiede a tre, attenzione al rimpallo, palla che ancora va a rimbalzare verso l'angolo sinistro della porta, difesa dai Air Force Gattone. Due secondi, un secondo, sirena finale e finisce qui. Gli Air Force Gattone vanno avanti 1-0 in questa partita, 1-0 anche nella serie, vincono gara 1. È stata una partita sofferente, anche se dati alla mano, 4 tiri per gli Air Force Gattone, un tiro per gli Sharks. Air Force Gattone che tra l'altro non hanno effettuato parate, quindi la dice un po' lunga sul bilancio a discapito del punteggio misero. Beh sì, la classica situazione nella quale i numeri mentono, o almeno non raccontano sì, abbastanza, perché hanno attaccato tanto gli Air Force Gattone, si sono difesi abbastanza bene, soprattutto con Paolo, cioè essenzialmente tra i pali, i ragazzi dello Sharks, però ad esempio non è mai arrivata quella conclusione da lontano che ci aspettiamo da Napolitan. Hanno attaccato più volte in tre, anzi lasciando molte volte Alberto tra i pali, ovviamente ragazzi degli Air Force, quindi vediamo quello che ci aspetta in questa seconda pallina da giocare. Allora vediamo. La serie è al meglio delle 5. Quindi come i quarti di finale. Sì, saranno tutte al meglio delle 5, anche le finali. Perfetto, quindi non avremo eventuali maradone da grande slam tennistico, ecco. E allora, pronti per gara 2? Fischio d'inizio, corsa alla palla e via! Si parte subito, il pallone conquistato da Advance Apple, pallone che danza, centrocampo mandato nella zona di Alberto 222, che riesce nel disimpegno. Ancora Alex Filottino con Advance Apple, pallone che danza, centrocampo, la mancano un po' tutti, sta arrivando Bucci che la tocca molto bene verso la porta, provvidenziale l'intervento di Paolo che spazza via, poi il pallonetto ancora con la porta sguarnita da parte degli Sharks, e che provano ancora a partire. Primi 30 secondi subito un po' più importanti rispetto ai primi 30 secondi iniziali di gara 1 da parte degli Air Force Gattone. Ancora il rimpallo a centrocampo con la palla che danza, allora ci pensa una pulita anche, però non disimpegna particolarmente bene, offre ad Alex Filottino il fianco, pallone che rimane ancora lì, Advance Apple prova ad andare alla conclusione, viene però contratto da Bucci se non vado errato, ancora Advance Apple che con una finta disorienta Alberto, e allora poi arriva in corsa Alex Filottino che manda il pallone in angolo, attenzione alla serie di lisci col pallone che rimane ancora pericolosamente lì, Filottino, miracolo da parte di una Napolitan, salvataggio provvidenziale che vale praticamente quasi quanto un gol. Vediamo se gli Air Force Gattone riescono a ripartire in contropiede, pallone che danza in aria, pericolosissimo Advance Apple con un'acrobazia lo toglie via dalla porta, attenzione, mamma mia, grandissima conclusione, spettacolare nella tre quarti campo offensiva. Ancora scusatemi, Alex Filottino che prova a ripartire, Paolo si autolancia essenzialmente, però sì, si autolancia, sì, stavo cercando di capire se stava arrivando qualche suo compagno che arriva Advance Apple, che però manca lo specchio della porta. Ancora si lotta in quella zona di campo con Paolo, ma alla fine riesce ad uscire Alberto che porta avanti la palla, inseguito da Advance Apple, contratto da Alex Filottino. E allora come partita molto, oh, ancora un rimpallo a centrocampo, ancora la palla che tocca il tetto con il pallonetto, il pallone che si alza troppo sopra la traversa con la porta degli Air Force Gattone che era sguarnita.
ci avviciniamo alla conclusione della prima metà di gara 2. 2:40 al termine, attenzione, ancora Paolo Lisci, attenzione lì, è pericolosissimo, basta un liscio e si rischia di mettere in condizione la squadra avversaria di andare a segnare ancora, attenzione, Alba Zeppol, contratto di nuovo, poi ancora pallone rimesso dall'altra parte da Paolo, ancora Paolo, arriva lui, fa tutto Paolo, 1-0, a 2:24 dal termine, a metà della partita, la sbloccano i Fit Sharks, 1-0, Paolo, azione personale, davvero splendida. Beh, se da una parte abbiamo una Pulitan, da quest'altra volta abbiamo un Paolo fondamentale, sia tra i pali che anche questa volta in attacco, ma fin dai primi secondi di questo secondo round l'abbiamo visto molto più aggressivo, aiutato anche ad Arman Seppola. Purtroppo manca un tocco buono in mezzo. Attenzione ancora! In realtà mancato un tocco buono per quanto riguarda il passaggio in mezzo all'area. Si sono sempre un po' chiusi troppo sugli angolini, ragazzi, dello Sharks. Attenzione! Oh, ancora sulla linea! Sulla linea Paolo, che è decisamente la nuova partita. Adesso dobbiamo provare a ripartire. Paoletto, vengono scavalcati e alla fine ci deve mettere una pezza Alberto, che rimane ancora lì, il disimpegno ancora non eccezionale, vediamo se riescono ad arrivare, ci arriva Van Zeppel che la mette ovviamente in mezzo, c'è il rimpallo evitato a Van Zeppel, prova a ripartire Bucci con rimpallo, palo incredibile, Paolo ancora, pallone di poco al lato, pallone che rimane lì ancora, Paolo stavolta rischiava un autogol, mamma che contrasto che c'è stato in area, nell'area difensiva degli Sharks, attenzione ancora Alberto che riesce a mettere il pallone in mezzo, Alex Pilotino la toglie letteralmente dalle ruote di una Pulitan, ancora Alex Pilotino, fantastico ad andare in azione prolungata, a provare a lanciarsi in avanti, nulla da fare, Bucci ferma tutto, pallone ancora in angolo con Bucci che la mette in mezzo e c'è Paolo a salvare di nuovo sulla linea, a rinviare il pallone nella zona centrale del campo, pallone che arriva poi nella zona di Alberto che però fa un errore, allora Bucci arriva con il turbo, ci pensa lui al disimpegno, 60 secondi al termine, 1-0 avanti gli Sharks, ancora il pallone che danza, il pallone che danza, e allora Alex Pilotino che lo prova a mettere in avanti in direzione di Alex Pilotino, ancora incredibile, attenzione perché non è proprio calcio, ma spesso si dice gol mangiato, gol subito. Attenzione a questi ultimi 40 secondi perché Alex Pilotino ha avuto una palla ghiottissima. Avanza e poi la rimette in mezzo. Attenzione, Paolo, fantastico, ancora in disimpegno da ultimo uomo, anzi da ultima macchina. 30 secondi finali, sempre un gol a zero di vantaggio per gli Sharks. Ancora con Alberto che prova a ripartire, rilanciando la palla a centrocampo. Alberto in azione personale con la porta che è sguarnita. Alberto sta per farlo, la tolta dalla porta, incredibile. Proprio nel momento migliore, allora Alex Pilotino va dal capovolgimento di fronte con 10 secondi al termine di cronometro che è stato a trascorrere, il pallone rilanciato alla disperata verso l'aria, attenzione! E l'azione incredibile, vediamo se si gioca ancora spazzata e finisce qui con gli Sharks che vincono 1-0, pareggiano la serie, Raffaele, parità assoluta, 1-0 per gli Air Force Gattone in gara 1, 1-0 per gli Sharks in gara 2 e gara molto più equilibrata, 3 tiri a testa. Decisamente più giocata, decisamente con più tattica, la prima l'abbiamo vista tra virgolette randomica, era anche segno del perché ci fossero poche parate, pochi tiri, ovvero la palla diciamo spesso non andava tra i pali con un vero tiro, un tiro vero e proprio. Questa volta sono stati decisamente più organizzati gli Air Force Gat One, invece come dicevo all'inizio più rugbistici i ragazzi dei Fit Sharks, andavano più volte nell'angolino senza poi riuscire a mettere seriamente la palla in mezzo. L'ultimo salvataggio di Paolo è stato davvero incredibile, quello prima sulla linea verso la metà della partita, ma poi quest'ultimo negli ultimi 30 secondi è stata un'uscita esemplare e si stava anche lanciando verso la porta, quindi particolarmente bravi ragazzi del Fit Sharks. Gli Air Force Gat One però dopo un attacco all'inizio a 3 gli ultimi minuti invece hanno tenuto Bucci nelle retrovie, quindi più tattici diciamo i ragazzi degli Air Force. Infatti era proprio quello che ti volevo sottoporre, quello che non sto notando rispetto al torneo di Natale in queste prime due partite di questa serie è che gli Air Force Gattone sembrano non riuscire ad imporre quel pressing offensivo asfissiante che vedevamo a Natale. Subito la conclusione. Il pressing nell'area c'era stata, diciamo, nella metà campo in rosso, perché ci sono stati dei minutini abbastanza stressanti per gli Sharks, però riuscivano sempre ad uscire in maniera elegante con Paolo, anche in questo frangente, era pronto, certo dietro di lui c'era anche Alex Pilotino. Guardalo Paolo! Sì. Ancora, Advanced Apple va a prendere... Però, sì. Sì.
Attenzione, pallone, ne ancora nella zona di Paolo che Baldi si mette dentro. Il pallone! Che cosa ha salvato, se non vado errato, Advance Apple? Ancora una volta sulla linea. Alex Pilotino. Mamma mia. Luigi Pilotino. Ah, oh, Paolo, grande azione. Se ne va, mette il pallone dentro la sua area. Pericolosissimo. Bucci disimpegno sotto il 7. Paolo con un rimpallo segna l'1-0 dopo un minuto. Fortunoso rimpallo, pallone che finisce nel 7. Ed è vantaggio di nuovo per i Fit Sharks. Tutt'altro che scontato, credo che qualcuno che ha fatto delle puntate ci stia ripensando adesso. Io allora, sono quello che me lo aspettavo. Allora, io ho avuto, sto in comunicazione con Pilotino Senior e mi ha appena detto che il figlio ha 13 anni. Vabbè, attenzione, ancora attenzione con il tocco di Bucci che stava per innescare un'altra carambola pericolosissima che poteva valere l'eventuale gol del raddoppio agli Sharks. Ancora Alberto si arrampica sopra la sua porta pur di difendere il liscio da parte di Paolo, e allora Alberto può partire, e allora può partire Bucci, la porta è scoperta, nulla da fare, gol del pareggio, e pareggia Bucci 28, primo gol della serie. E stavolta un po' di confusione per gli Sharks, in tre su un pallone, liscio di uno, porta sguarnita. È fondamentale adesso che nessuno dei due team si disunisca, perché magari gli Sharks si sono lasciati un po' confondere da questo vantaggio arrivato soprattutto così presto rispetto alle precedenti partite. In tre su questo pallone non serviva, devono un attimo ritrovarsi, ma idem, non poteva essere facile per gli Air Force Get One da gestire come situazione. Pilotino, attenzione, e alla fine Napo con un buon disimpegno, occhio all'Advance Apple che addirittura va sul tetto, il tiro splendido, la parata di Alberto, contratto il pallone, fantastico tiro, se non vado errato la parte di Advance Apple, ancora la in area, ancora una volta in tre, stavolta sono fortunati perché il disimpegno da parte degli Air Force Gat One non riesce. Devono stare attenti perché è proprio la carta forte di una pulita nel tiro da fuori quando stanno attaccando tutti e tre i giocatori, quindi non devono fare. Attenzione, Advance Apple stavolta salvo sulla linea, ancora il tiro che finisce appena largo, il pallone che ancora danza, 2 minuti e mezzo, si sta esaurendo la prima metà di gara 3, 1-1, perfetta parità. Attenzione Paolo in contropiede, il contrasto con Alberto che va ancora alla caccia del pallone, Advance Apple però riesce più di lui, attenzione a questo pallone che danza, Advance Apple la mette dentro, arriva Paolo che per un soffio non riesce a spingere il pallone verso la porta, ancora grande occasione per i Fit Sharks, e allora attenzione al contropiede di Bucci che viene però contrato da Pilotino Junior, ancora Pilotino, ma Alberto va a mettere una pezza, poi pallone verso il centro, peso molto forte, non c'è nessuno a cercare la deviazione vincente, attenzione questo pallone che poteva eventualmente rimbalzare eludendo le difese degli Air Force Gattone. Sì, non troppo potente, ma spesso sono difficili queste da prendere, sì. Così in mente si complicano un poco. Bravissimo Alberto. Bravissimo Alberto a contrastare Advance Apple, ancora Paolo con Alberto, lotta dura, maschia, centrocampo, ancora un rimpallo con un pallone che era ormai mirato verso lo specchio della porta, 1 minuto e mezzo al termine, Advance Apple buona, fa scorrere la fascia, elegantissimo, sfruttando con morbidezza il muro, pallone dentro, salvataggio praticamente dentro la porta quasi, se non vado errato forse era una Pulitan. Sì, proprio no. Proprio Napo, mamma mia che salvataggio, e allora il ribaltamento di fronte, che scontro al centro dell'area, nube nera, non si vede nulla, un minuto, ancora dentro, che rischio, si è rischiato un autogol incredibile, forse proprio da parte di Pilotino, 1-1, ancora il pallone lì, attenzione a Napo, Di Fino, non ci arriva nessuno, e Napo ancora a porta vuota, devo dire che non stanno toccando le emozioni con questo pallone ancora rimpallato da parte di Pilotino che rimbalza nell'area difensiva degli Air Force Gattone, allora viene rilanciato, si lancia sul pallone Bucci, arriva anche Alex Pilotino che riesce splendidamente a toccarlo, ma arriva ancora la conclusione da fuori, 30 secondi al termine, forse in finale il rimpallo, attenzione col pallone che torna verso l'area difensiva, devono rimontare, Paolo non riesce a toccarla, non riesce a trovare il tempismo giusto,
Pallone che ora torna in area, occhio perché non c'è nessuno, lì si rischia, riescono a smanacciare in qualche modo, mamma mia, 10 secondi al termine, sta succedendo di tutto, pallone che rimane ancora lì, con lo spettro dei supplementari, ancora un rimpallo, ancora la palla che arriva in mezzo, limite destro dell'area di difesa e arrivano i supplementari, finisce qui. Raffo, partono i supplementari in assoluta parità, 1-0, 0-1, 1-1. Parità, ma tecnicamente più attenti, diciamo, gli Air Force Gat One. Si stanno un po' arrampicando, tra virgolette, sugli specchi, poiché hanno avuto anche diverse occasioni, i ragazzi invece degli Sharks. Però devono trovare un po' più di tecnica nei passaggi. Spesso arrivano a poter mettere la palla in mezzo, ma non riescono. Spesso in tre, però questa è buona. Questa è buona, mamma mia, è in 2 contro 1, Pucci e Napo, attenzione perché c'è stato uno scontro, il pallone va verso la porta, Alex Pilotino, mamma mia, attenzione ancora lì, mamma mia, che salvataggio all'ultimo secondo di Advanced, che fa un miracolo rinviando il pallone verso il centrocampo sulla quale si fionda Alex Pilotino, che però arriva un pochettino in ritardo, il pallone che rimane ancora lì, attenzione perché rischia davvero di essere un finale tremendo, attenzione, ancora pallone rinviato verso il centrocampo, Pucci, il contrasto con Advanced Apple che fa un miracolo. Se restano così fanno 5 minuti di supplementare. Alberto ancora, il pallone rinviato. Advanced Apple con Paolo in giravolta. La mette via, pallone che rimane ancora a centrocampo. Andate via, 1 minuto e 10 secondi dei supplementari. Attenzione, la conclusione troppo diagonale, non c'entra lo specchio, Paolo, attenzione al contropiede da parte di Pucci, Pucci che la spinge verso la porta, Paolo fa un miracolo side to side, coast to coast, attenzione ancora, pallone che danza con Alberto che la non riesce a trovare anche lui lo specchio della porta, Pucci ancora un pallonetto, pallone che però finisce alto, non c'entra lo specchio, non lo c'entrano però neanche nessuno dei difensori degli Sharks, col pallone che rimane ancora lì e palo da parte degli il forziatore avanzato la porta verso la porta, non riesce a trovare l'angolo per un'azione di contropiede che poteva diventare davvero dolorosissima per il Force Gattone, ancora il pallone che rimane lì, avanzato la mette dentro, avanzato il pallone che danza, Alex Pilotino Junior segna il 2-1 dopo 2 minuti dei supplementari e il porta sul 2-1 nella serie i Fit Sharks, che quindi si portano in condizione di giocarsi il primo match point. Dicevamo proprio questo, della tecnica di riuscire a metterla in mezzo questa palla quelle tre volte, una volta grandissima parata di una volta la palla si è fermata sulla linea, questa volta bravissimo Alex Pilotino a far esplodere credo casa Pilotino, perché immagino che dietro di lui ci sia tutta la famiglia sul divano ad esultare. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. È stata davvero una gara molto, molto insomma interessante. E ripeto, adesso attenzione perché gli Air Force Gattone sono spalle al muro, o due vittorie o sono fuori. Tutt'altro che facile gestire gli Sharks, perché sembrano tra virgolette disorganizzati, ma al solito nel caos ognuno ha il proprio ordine. Più volte l'abbiamo visto andare in tre sullo stesso pallone, però tante volte invece in difesa perfettamente organizzati, a volte un po' fortuiti, a volte c'è voluto un Paolo strabiliante, diciamo, per quanto riguarda tra i pali, però nel loro caos c'è un po' di ordine anche qui, ma in due sullo stesso pallone la porta rischiava di rimanere vuota. Però ce la stanno facendo, non sono facili da affrontare come rivali. Comunque potrebbe essere la finale questa, per quanto è intensa. Ah sì, a livello di intensità, ah no, c'era Bucci tra i pali, pensavo fosse porta vuota, a livello di intensità assolutamente non il massimo per quanto riguarda la tecnica, come ho detto, però l'equilibrio ogni tanto si crea anche in questo modo, era buono questo pallone messo in mezzo con un contrasto. Pensa Bucci, poi Paolo, poi libera Bucci, attenzione perché c'è la porta vuota, no, non era vuota però quasi, perché ha lisciato questa volta Paolo il disimpegno. E allora ancora Bucci sulla parete di sinistra, arriva Alberto, è arrivato volando, la palla messa bene in mezzo, la deviazione, attenzione Alex Pilotino, ancora miracolo in casa Pilotino, la leva via dalla linea. Con Bucci che si stava lanciando per incornare in porta, c'è una Pulitan tra i pali, quindi pallone che non è così pericoloso, intanto ci ha salutato per qualche minuto Luca, lo ritroveremo il prima possibile.
libera Alex Pilotino, ma la palla che resta lì, Alex Pilotino va proprio lui ad incornare la parata da parte di una Pulitan essenziale per difendere ancora lo 0-0, 3 minuti e 20 al termine, esce a vuoto Paolo, palla che resta sulla parte di destra, tenta di amministrare, ma sempre viene spinto via da Alberto Dudedue, che mette magari anche un po' di caos all'interno della partita. Poi ci pensa Bucci in sincro con Alberto, la parata ancora di Paolo, 25-53, essenziale per quanto riguarda la squadra degli Sharks, la serata davvero in gran forma per Paolo, che ancora una volta si esibisce in una parata un po' più facile questa volta, ma comunque ancora una volta importante il tocco lento di Bucci, e Paolo 25-53 ancora sulla linea. No, sembrava andare a riuscire ad impattare una Pulitan verso la porta, ma non c'è riuscito, quindi prova ad impostare in qualche modo ad avanzare il contrasto, no? Con Alberto 2-2 che salta, Paolo 25-53, salta anche Alex Pilotino, la porta è vuota, però se l'è portata troppo fuori dallo specchio della porta, Alberto ancora, Paolo che libera in contrasto nei confronti di Bucci e Alberto 2-2, Alex Pilotino si arrabbia sulla parete, la spinge via, almeno dall'area piccola, errore questa volta di Alberto che non riesce ad impattare bene la palla, però ci pensa Bucci a rimettere in mezzo, di nuovo Alberto, di nuovo Paolo a testate, sta difendendo tutto. Buono questo tocco di Alex Pilotino sul muro, ma che potrebbe andare verso la porta, invece no, c'era una Pulitan nella sua tre quarti pronto a rimbadire il contrasto, un advance apple, se la porta sulla parete, poi ha tentato un tiro proprio Alessandro Verdi, ma nulla di fatto, ancora una volta Paolo a spedirla nella metà campo dorata. Buono anche essenziale anche questo pallone tolto da centrocampo da parte di Alex Pilotino, da Luigi Pilotino. Doveva essere una buona occasione di tiro, insomma sembrava abbastanza in vista lo specchio della porta. Poi un po' di contrasti, un po' di botte tra Alex Pilotino e Bucci, con Bucci che purtroppo viene fatto esplodere e respawna nella sua metà campo. Va Alberto intanto a gestire questo pallone che era stato allontanato ancora una volta da Alex Pilotino. Advance apple, anticipa. Passa sotto ad Alex Pilotino ed anticipa Alberto per cercare di toccare meglio questa palla. Il volo di Alex Pilotino che cercava di colpire una palla un po' complicata. Il contrasto tra Van Seppel e Bucci che tende a scartare Paolo, ma Paolo anticipa proprio Bucci. Ancora Paolo che spinge sulla sua fascia di sinistra, tenta di autocrossarsi essenzialmente, però non è stato anticipato ancora una volta da una splendida copertura di una Pulitan. Un buon tiro con Paolo che è passato sotto ancora una volta ad Advanceppoli, il tocco proprio di Advanceppoli, una grande parata con questo pallone che si era alzato a campanile, poteva essere davvero molto pericoloso. Continua a spingere Bucci sulla destra, uscita ancora di Advanceppoli, va a vuoto Alberto, vediamo se arriva una Pulitan da dietro, il tiro però lento, forse un po' strozzato proprio nel momento del tocco. Paolo che libera bene, per un momento si stava anche lanciando verso la porta, ancora una volta Alberto a liberare, è arrivato Manzeppolo che con un contrasto potrebbe mettere la palla in mezzo, non riesce, c'è una Pulitan, c'è anche un ottimo tocco da parte di Paolo, Bucci essenziale in questa uscita, ci pensa di nuovo Alex Pilotino a rimettere la palla in mezzo, stanno spingendo forte adesso gli Sharks per approfittare magari anche... Sì, ti sentiamo. Perfetto, Luca. Vai! È davvero tanta difficoltà in questi ultimi minutini, in quest'ultimo minuto da parte degli Air Force Gatone che stavano spingendo tanto, adesso si stanno trovando contrastati da un Alex Pilotino e un Advanceppolo che stanno continuando a spingere il pallone sulle pareti, cercare in questo modo di far arrivare proprio nell'area piccola dorata la palla, con magari poi un volo da parte di Paolo, vola e se sfruttando la parete in questo momento Alex Pilotino per mettere la palla in mezzo, ci prova Paolo a tirare ma nulla di fatto. Un secondo al termine di questo quarto round. Buono questo tocco da parte di Alberto, questa è una palla che sembrava poter andare in porta, questa si stava avviando verso la porta di palla, però era finito il tempo, quindi mamma mia, è finito il round, si va anche in questo caso ai tempi supplementari e l'errore questa volta no! Di Alex Pilotino che si lascia anticipare da Bucci e quindi il round che viene vinto dagli Air Force Get One 2-2, rimane solo un'occasione sia per gli Air Force Get One che per gli Sharks. Una partita dove gli Sharks si sono dimostrati molto molto più organizzati, con meno caos nelle loro azioni. La difesa, ancora una volta ovviamente con Paolo, è stata fondamentale, insomma 5 parate vengono accreditate proprio a Paolo 25-53, però più organizzazione ed in una situazione così ben organizzata gli stessi Get One si sono trovati in alcuni momenti in difficoltà, senza... Insomma, si attacca in tre, si vede che non si riesce a bucare la difesa, si sono dovuti difendere da più contropiedi marchiati rosso. E quindi si va, Raffaele, verso la sfida decisiva. Due pari, chi porta a casa gara 5 va, insomma, al turno successivo, va in finale, che poi diventerà l'eventuale finalissima contro il vincitore
del tabellone ultima chance, del tabellone di recupero. Quindi vedremo cosa succederà. È pur vero che per Alex Pinotino Junior è stato un attimo dal passare da eroe a colui, insomma, che è costato in un amen 5 secondi all'inizio del supplementare la sconfitta di gara 4. Capita spesso, può capire, soprattutto in un gioco del genere, può capitare facilmente. Buono anche questa uscita da parte di Paolo, no, la scacciata da parte di Paolo, era stata buona la parata di Alberto, poi non è riuscito a replicare in porta Paolo, attenzione alla uscita provvidenziale di Bucci, poi libera bene. E allora attenzione Paolo con questa palo bella, va vicina alla traversa Paolo, poi arriva di gran carriera per cercare di mettere dentro il pallone senza l'avvicinata, non gli riesce per un nulla. Grande rischio ancora da parte degli Air Force Gattone, pallone vicinissimo, ancora deve fare un miracolo e lo fa con un colpo di ammortizzatori più che un colpo di rete, verso la porta ancora, no, questa volta non ce la fa ad evitare il gol, segna Alberto 2-2-2 che porta gli Air Force Gattone in vantaggio. Questo è un po' l'attaccato 1-0 e con poco meno di 4 minuti al termine, e poco meno di 4 minuti al termine, 1 minuto 5 secondi dall'inizio di gara 4, Air Force Gattone avanti e virtualmente in finale. Tutt'altro che scritta, però si dice spesso sì. Non è finita fino alla fine, però anche con questo soprattutto caos che ha regnato in questi primi minuti, visto quanto sono partiti arrembati gli Air Force gli Sharks, con quella clamorosa occasione per Paolo, un contrasto che poteva diventare pericoloso con questo tiro da fuori di Alberto. Attenzione perché c'è Napo che si stava arrampicando sulla parete, arriva invece Alberto, è 2-0. Adesso si complica tanto. 2-0, mai nella serie si era visto uno scarto di due gol, che 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, di cui gara 3, gara 4 finite 2-1, 1-0, dopo un 1-1 e uno 0-0 ai supplementari. Lo stavo anche per prendere Alex Pilotino, peccato che era accappottato, quindi non è riuscito a dare direzione al suo volo. Comunque particolarmente bravo Alberto nel crederci fino alla fine, nell'arrivare su quel pallone, da te, poiché stava impostando una pulita senza troppo pressing da parte della difesa, quindi è stato bravo Alberto a crederci fino alla fine. E allora vediamo se può provare una rimonta, manca ancora tanto, manca più di metà partita, 2 minuti 55 secondi al termine, con Paolo che va all'attacco e la palla che viene salvata da una pulita da Van Zeppel cerca il rimpallo. Napo! Attenzione Napo! La tocca e la mette dentro per il gol del 3-0, che con 2 minuti 44 secondi al termine può essere una discreta mannaia sulle speranze degli Sharks. È il primo volo, credo, che fa della serata, partendo dalla sua tre quarti. Come detto più volte, è questo essenzialmente il suo piatto forte, aspettare che la difesa si alzi per poi colpire, scavalcando la difesa in questo modo. Quindi era difficile, prima o poi lo dovevamo vedere in questa serata, magari non in questa o domani in finale, però sono i classici tocchi che abbiamo visto più volte durante le vacanze natalizie da parte di Alessandro Verde. E allora vediamo se ci sarà un motor orgoglio che sembra però potersi esaurire con questo possibile quarto gol. Attenzione, pallone che va verso la porta, si spegne poco al lato del palo destro. Ancora no, doppio lì, direi che adesso le cose stanno girando un po' male. Ancora l'espirotino la mette dentro Bucci. Anche ieri salta sulla linea, disgregando un po', più contrasti ho visto tra Alberto e Bucci a rubarsi il pallone, quindi non è detta ancora una volta. Serve un gol secondo me in tempi brevi, perché poi altrimenti serve un gol in tempi brevi, perché ce ne sono da recuperare tre. 1.5, pallone che si spegne, arriva Alberto, ma una pulita gliela ruba. Devo dire che sembravano un po' Inzaghi e Thomason ai tempi del Milan, quando si rubavano i gol sulla linea di porta e scazzottavano per rubarsi il gol, e se no mio, tuo, mio, rincorrere un pallone morto che ormai era un gol. Inzaghi, uno dei due tirava, l'altro correva
per andargli a rubare un gol con la palla che stava morendo a rete. Forse adesso sembra star poter morire anche questa di partita, perché sul 4-0 un minuto al termine. Un minuto al termine, 4-0, purtroppo è arrivata la debacle nel momento peggiore, proprio quando c'era arrivata la massima fiducia, erano avanti. Salvataggio ancora. Quelli artistici, coloriti, perché non avevano molta logica. Dicevo, la sconfitta che arrivava al momento, prova pallottino, ancora palla dentro. Salvano ancora gli Air Force Gattone sulla linea, ancora un rimpallo col pallone che va verso la porta, ma finisce alto. E ancora Alex Pilottino sbaglia i tempi, li sbagliano tutti, occhio al contropiede, deve rincorrere, contatto, 30 secondi al termine, pallone che rimane lì, segna Alberto, segna un 5-0, diciamo perfetto per le statistiche, ecco, non cambia il succo della debacle che purtroppo gli Sharks hanno avuto nel momento decisivo. È incredibile come sia stato il turning point della serie il liscio di Alex Pilottino al supplementare della gara 4. Da lì, purtroppo, pazzesco, basta un nulla, cambia tutto. Spesso poi in queste situazioni si cerca di capire qual è stato l'errore, magari nel corso di questo round, ma in realtà gli Sharks hanno fatto le stesse cose del round precedente, solo hanno giocato decisamente meglio, ha giocato meglio più che altro una punta, è stato meno tra i pali, si è spinto più volte in avanti, ha creato lui più occasioni, anche se qui non c'è riuscito a mettere la mano, un gol importante, perché già ne uscivano bene comunque da questa partita gli Sharks, non una sconfitta così cocente, però un gol importante poi per la seconda occasione che avranno tra circa un'oretta per continuare la corsa in questo torneo. Ma chi? Gli Sharks. No, giocheranno subito dopo contro Napoli nel cuore. Quindi li abbiamo subito in campo. Semifinale. Abbiamo semifinale e la loro partita del girone di recupero. Poi invece, dopo questa accoppiata di partite, avremo la seconda partita del secondo turno del tabellone di recupero. Esatto. Okay. Quindi adesso avremo i Mighty Red Rocket contro i Fulcrum, giusto? Adesso abbiamo in diretta i Mighty Red Rocket contro i Fulcrum e in contemporanea gli Fit Sharks contro i Napoli nel cuore. Ok, molto bene. Quindi la squadra è capitanata da Nicola Lamanna. E Raffo, allora, una partita che... una serie che ci ha regalato vibranti emozioni. Possiamo leggere un'altra cosa in questa partita: forse gli Air Force Gattone hanno trovato la quadra nel momento opportuno. Era sembrato nelle prime quattro gare che il modo di giocare, comunque quello che si stava prefigurando, li stesse mandando un po' in confusione. Si sono magicamente ritrovati, guarda caso, proprio nel momento del bisogno. Sì, per un momento ci ho creduto anche tanto quando c'è stato il ribaltamento sul 2-1 per quanto riguardava il conteggio dei round 20 da parte degli Sharks, poiché si era intravisto anche per i Gatone o Gattone, a questo punto sono io il primo a non sapere come si pronuncia, e, o almeno la pronuncia che preferiscono Alberto ed una Puritan, che tra di loro si stessero disunendo. Credo che ci sia voluto proprio lo stesso Verdi per richiamare un po' l'ordine tra le sportellate che stavo vedendo tra Alberto e Bucci, perché ci sono stati gli ultimi due minuti del terzo round nella quale Bucci e Alberto non riuscivano proprio a... cioè, insomma, li vedevi che mettevano in mezzo al pallone ma non si riesce a finalizzare. Non è una fase facile da dover gestire, soprattutto a livello mentale, perché fai tutte le cose bene, precise, però non finalizzi. I tuoi avversari un po' più disorganizzati stanno addirittura vincendo su 2-0. Non era facile come situazione da gestire, però ancora una volta mentalmente, quindi ne escono rafforzati i ragazzi degli Air Force a testa alta, come detto, invece gli Sharks. Beh, magari sarà molto curioso, dovesse mai capitare, sarebbe molto curioso rivederli faccia a faccia nella finalissima, perché è un'eventualità assolutamente concreta, perché adesso in questo momento gli Sharks vanno nel tabellone di recupero e potranno fare la loro strada verso l'eventuale finalissima, dove potrebbero rincontrare gli Air Force Gatone o Gattone nell'eventualità vincessero la finale con i Fulcrum o i Mighty Rockets, se non ricordo male.
Sì, se gli Sharks continuano a vincere, sicuramente rincontreranno la squadra di Verni, poiché sia con una vittoria che con una sconfitta per Verni si troverebbero contro. La successiva, se arriverà tra pochi minuti, quando inizieranno la partita, un'altra sconfitta per gli Sharks, invece sarà la fine di tutto, della corsa all'alloro. Eh sì. Tanto vedo che ci sono delle difficoltà con Twitch, né mi carica i canali consigliati, né mi fa dare i punti per il sondaggio. Non voglio non darveli, sto cercando di è dall'inizio, sì, è dall'inizio delle vacanze. Sì. Sì, ci sono purtroppo dei problemi di Twitch, però noi stiamo continuando ad andare in live, funziona tutto. Io ho refreshato adesso la pagina, a me funziona tutto, a me è tutto regolare. Ho provato anche con un altro browser dove non ho l'accesso, quindi va regolarmente. Sì, confermo, ci sono delle difficoltà di Twitch come piattaforma. Non carica niente, però sembra che la live continui ad andare. Sì, l'ho visto che sono iniziati questo tipo di problemi dalle vacanze di Natale. Intorno a fine anno sono iniziate queste debacle. Una volta la chat, una volta... visto anche insomma su grandi streamer avere problemi fra chat oppure down del sistema improvviso. Questo 2021 ci vuole regalare qualche gioia forse, cioè, che cosa vogliamo fare, cioè. Vedendo gli States direi che questa prima puntata del 2021 è stato un bel disastro, quindi io già la segno. Sì no, io segno anche perché devo dire la verità. Io ho detto, mamma che bello, cos'è? Una notte al Museo 3? E invece no. E invece no. Colpo di scena. Che poi non è cattiveria, è anche un po' il mio lavoro, il nomino tecnico. Ci ho fatto diversi esami, però troppe luci sembrano davvero da museo. Più volte, nelle interviste dei politici. Dispiace per farli apparire più giovani, essenzialmente. No, non vado troppo a fondo, se no ci bannano, ci chiudono il canale. Già stiamo avendo problemi appena siamo arrivati su Twitch. si rompe Twitch proprio quando arriva Formula Italian Team. Io due domande me le farei, però ecco, si potrebbe lavorare meglio a livello di luci. Sulle luci sono... Intanto ci chiedono se diamo l'autorizzazione per partire, se siamo pronti. Ma certo che sì, siamo sempre pronti. Okay, sì, mi stavo organizzando per entrare nell'altra stanza che avremo in diretta. E ci sono. Perfetto. Quindi possiamo partire con tutte e due le partite. Molto. E poi Raffo, sul discorso luci, ti so, devo dire che però fanno due lavori opposti, che quello che dici tu è magari usare luci più basse, mentre poi vedi la Rai la Mediaset che usano luci fortissime, cioè lo schermo è bianco, sembra un po' quando cambiavi il contrasto proprio, vedevi questa luminosità fosforescente quasi. Sì, essenzialmente bruciando... spari alti bianchi, essenzialmente rendi la pelle più lucida. Se vedi il programma della D'Urso sembra di stare in paradiso, ogni volta c'è un primo piano. La stanza dello spirito, la stanza dello spirito e del tempo. Esatto. Però nella stanza dello spirito e del tempo un'ora è un giorno, anzi no, un'ora è un anno mi sa, se non sbaglio. Oddio, cioè che non ricordo, sì, un'ora no, è un anno. Giorno è un anno, un giorno è un anno. Ah, ok, perfetto. Quindi... un giorno è un anno. Quindi attenzione. L'avessi avuta per prepararmi agli esami. Laurea, 10 anni più vecchio rispetto agli altri, però fisicamente più vecchio. E comunque sono riuscito a chiudere il pronostico, quindi i punti sono stati inviati ai ragazzi che hanno pronosticato, però purtroppo non me ne fa aprire un altro, perché errore durante la creazione del pronostico, abbiamo modificato diverse cose, cambiato il titolo, tutto quanto, però non va, credo ci sia ancora qualche difficoltà. Sempre con... sì. Direi che è sempre lì la pecca. Anche se modifico tutto, perché ho detto non me lo faceva avviare, mi dava il pronostico, non si era avviato, invece si è avviato, quindi è in chat, se volete potete pronosticare. Quindi noi non possiamo, in realtà non arriveremo mai alla desecretazione fit, dobbiamo rendere moderatore anche Raffo Idex, perché lui punta a quello, buon Raffaello Marco. Ce lo ricorderemo a 40 anni lì, che sta ancora
900.000! Facendo i conti ha detto che ci vogliono circa 6 anni per arrivarci, quindi... Vabbè, sarà ancora giovane. Dovremo arrivare alla seconda decade fin. Noi stiamo partendo. Sì, noi anche abbiamo appena iniziato questa seconda semifinale. E allora li aspettiamo in campo, stanno arrivando. Da una parte i Fulcrum. Eccoli, pardon, è lo schermo che era un pochettino in ritardo. Attenzione, 1-0, ha segnato subito il Napoli nel cuore. Quindi si sblocca bene. Subito. Kimi Räikkönen. Attenzione, abbiamo anche visto questo. Sì, lo vediamo, l'abbiamo visto in replay in questo momento. E quindi torniamo in diretta, 4 minuti e 20 al termine di questa, mamma mia. Contrasto tra Big e Mark. Perso un attimo lo schermo, purtroppo c'ho la mia che sta facendo pareggiato e ha segnato anche Aloy, quindi vediamo il replay, 2 gol in contemporanea. Eh sì, anche io sto avendo delle difficoltà per quanto riguarda anche Discord il caricamento della trasmissione. È palese che ci sono degli hacker americani. Gli hacker americani vogliono vedere. Quindi 1-0 con il gol di Delta, sta per arrivare il tiro da parte Long dalla sua tre quarti. Recuperiamo in questo momento anche il collegamento tramite Discord. Quindi dalla chat, se c'è qualche caricamento di Twitch in più, aspettate qualche secondino, arriverà presto il collegamento. 2-1, segna Advance. Mamma mia. Sono scatenati, ragazzi, si vogliono rifare subito. Di qua dicevo invece Scolaro sa volare, come? Perché sono tocchi particolarmente difficili, dell'alzarsi il pallone sulla parete e continuare a toccarla con il muso. Bello questo di Mark. Palla in mezzo. Di Crive, sì. Mark è rimasto in sospensione alla Cristiano Ronaldo. Guardalo. Oh, guarda. Sembra che arriva lì al plateau. Quando arriva in alto e non scende più, colpisce la palla dritto per dritto e non siamo neanche a metà. Ora buono anche questo tocco di Miche, prontamente l'intervento di Long che sembrava per arrivare in porta, ma Aloy, anche Salvatore Aloy, 3-1, gol di Paolo. Mamma. Beh, devo dire che si stanno dando subito da fare gli Sharks per provare ad andarsi a prendere un'eventuale rivincita con gli Air Force Scattone. L'errore questa volta non so se è di Marco, comunque un disimpegno di uno dei mediani. Aloy! Porta squadrita. Ah no, errore di Crive, si è arrampicato. No, di Marco invece sì. Marco si era arrampicato un po' in anticipo, Marco invece era lì sul pallone. 4-1, Paolo. Mamma legateli. Mia! Mamma mia! Sono entrati in campo con una cattiveria repressa, devo dire, agonistica. Devo dire che hanno subito il primo gol e poi si sono scatenati. Oh, mamma che mia. Gran parata di Log su questo. Wow! Stava atterrando in porta Aloy, essenzialmente splendido il tocco anche da parte sua. Credo che Matthew a livello tecnico allora sia quello che vola di meno, o perlomeno che non l'abbiamo ancora visto. Aspettiamo, perché guarda di nuovo Aloy come vola. Sì, esatto, è lui quello che vola di meno. Aloy non sapevo volasse così. 4-2. Sapevo di Michele. 4-2. Gol di Nicola. Ci sono dei college in Inghilterra per il volo, si è unito a la Royal Force Delta. Sicuramente sì. Danto! Stoll! Ancora! Ancora la 3-1! Doppio vantaggio! E ora i Fulcrum si mettono in un'ottima posizione. Sembrava una partita equilibrata. E doppietta di Aloy. È grande strappo questo. Dispiace, credo che i ragazzi non siano riusciti a votare dalla chat, perché il pronostico mi dà proprio i risultati, non mi dà che nessuno è riuscito a votare, quindi ho concluso troppo in anticipo. Okay. Non lo riapriamo perché ok, 3-1, però sicuramente Mark adesso tirerà le orecchie ai tutti i suoi compagni per cercare di scuoterli, tipo adesso con Alonso che stava per impattare un incornare, un buon pallone verso la porta. Qui serie di contrasti con Crive che va a fare spallate ancora una volta Delta Aloy, pardon,
i ricordi della Pro League del 2017. Mamma mia, attenzione, prova a mettere il pallone in mezzo, ci ha provato Miche. Attenzione ancora Mark, riesce a buttare Aloy in sospensione, a rinviare, ancora rimpallo, attenzione, pallone che stava arrivando verso la porta, 1:10, 3-1 in favore di Krum, ancora dentro Aloy, tripletta ed è 4-1. Portato via la palla, tocco con l'alettone posteriore sotto la traversa, squisitezza. Non so quanto se l'aspettassero i ragazzi di Madrid. Un livello d'urto. Allora, poi dopo il primo minuto di partita ha segnato assolutamente Pilotino, 5-2. Ah, anche di nuovo a noi, anche qui però siamo 5. E stanno annichilendo, credo, sia Kriven. Aloy, Aloy sta annichilendo la squadra. Aloy sta annichilendo i Maidir Rocket. Pazzesco, cioè, e ha preso possesso della partita. Sì. 5-3. Segna Kriven. Doppietta anche per Raikkonen di là, 5-3 però. Mamma Aloy dentro ancora stavolta, segna Miche, 6-1, parziale tennistico. Raffaele, non me l'aspettavo per dire. No, in realtà nemmeno Marco, non l'avevo mai visto giocare nel progetto del Bravo. Neanche Marco se l'aspettava, secondo me. Beh, quello immagino, però Marco insomma avremo vedendo il primo gol effettuato da parte 6-3, gol di Paolo, mamma mia. Poi quindi abbiamo chiuso due set in questo, se finiscono così è 6-1 6-3. Anche molto ben organizzato, magari è stata, Matthew era pronto sul tiro di Mark sotto l'incrocio, no, la prospettiva ingannava, già siamo alla fine per questo round, un 6-1 concetto. Mi aspetto un Mark in versione Allegri contro il Cali. Grandissimo gol di Advanced dal muro, 7-3. Mamma mia, di là è finito il tiebreak addirittura. Mamma mia. Purtroppo questo l'ho visto in ritardo di gol, volevo apprezzare il gol. Quasi che dia Aloy. Hanno fatto... Prova un attimino a... Fulcrum, 11 tiri di cui 9 di Aloy. Dimmi Raffaele. No, stavi analizzando le statistiche, ti sentivo un po' a scatti e pensavo stessi ancora commentando l'azione di Aloy, quindi stavo per dire chiudere un attimino la condivisione, sì, poi sì. Riattiva, però nulla, come non detto. Sì, era tutto regolare. Dicevo, Aloy, 9 tiri. Particolarmente bravi, sì, era inaspettato. Un livello del genere. Ammazza. È notevolissimo, infatti ripeto, qua i ragazzi dei Mighty Rocket, io dico la mia, se l'avvio di gara 2 sarà simile potrebbe anche essere decisivo per il trend della serie, perché potrebbero fare come Dante, lasciate ogni speranza voi che entrate, perché dovessimo avere entro la prima metà di gara 2 un parziale di 3-0, un qualcosa di pesante, sarà durissima. Intanto qui è finito il primo round, 1-0 di Sharks. Qua invece appena cominciata gara 2, da 15 secondi, pallone che rimane lì, Aloy esce fuori. Cioè, sono un po' scoperti dietro, per carità, bravissimi i Fulcrum che riescono a trovare subito il varco, subito la porta anche da lontano, ma li vedo un po' scoperti i Mighty Rocket dietro per essere uno 0-0, È impressionante la naturalezza, quel contrasto tra Long e Mark, è impressionante la naturalezza con la quale Aloy aggancia il pallone, va subito a gestire bene, però Mark, attenzione, un po' confuso in avanti, riesce a chiuderla, credo ci sia stata la deviazione, proprio a noi
c'è no. stata un'incisione difensiva tutti e tre i membri sono tutti e tre i membri dei fulcrum indecisi. Mark ha detto oh che bello questo pallone, babam, dritto in fondo. Tanto c'ho... grande parata di Paolo qui, eh, ha salvato il gol 1-0. Ancora lui subito si tocca la palla, si autolancia, oh, non riesce oh! a toccare la palla che resta lì, metti libera Crive all'incirca, ancora Michel splendido l'aggancio, è proprio facile il modo con la quale riescono a toccare il pallone e a gestirlo. Sì, no, confermo assolutamente, li vedi proprio giocare, sono fluidi, cioè sono sempre al momento giusto, posto giusto, il tocco giusto. 1-0 per Napoli nel cuore, ha segnato Axel. No, vabbè. Oh! Vabbè raga, questo è incredibile, dai. Ragazzi, magari, dalla chat, se c'è qualcuno che segue gli sport di Rocket League, magari è normale, meno nelle competitive, trovando un livello del genere. Ragazzi, questo è un gol. Sto gol questo... è strepitoso. No, è cresciuto tanto Aloy, perché non me lo ricordavo così un anno fa. Incredibile. A busta, è cresciuto, incredibile. Sì, è incredibile. Wow. Wow, no! Vabbè, raga, dai, cioè. Abbiamo parati burattini, dai, ma incredibile. Penso che abbiamo trovato gli avversari dell'Air Force Gat 1. Ma posso dire che gli Air Force Gat 1 con questo Aloy rischiano la demolizione, cioè. Sono ridimensionato. Non hai visto il vero Napo. Ma per me la difficoltà è che Mike è poco meno di Aloy, è quello di... ecco è quello di... è che di... no, beh, non è uno contro uno, è che sono troppi, guarda Aloy 2-0, no! Segna Nicola, attenzione ragazzi. Complimenti davvero, io per carità il duello con Metz in Austria nel 2007 assolutamente più bello di questi voli, però anche questi sono di alto livello. 2-0 di là, 2-0 di qua, 2-0, cercano il pareggio della serie Napoli col cuore. Metti ancora, amiche. 3-0, doppietta di Axel. Mamma mia, che ribaltone. Si sono dimenticati di schierare pilotino nel lago. No, hanno fatto tutti i gol prima, adesso niente. Scavalcare ancora, è impressionante, attaccano con tutti i giocatori, adesso si sono andati ma in touch, difendono, per Mezzo, sì. In questo momento impressionante proprio lo stato di forma, guarda lì, guarda lì. 4-0, doppietta anche oh, di mamma mia. Occhio al rimpallo. Pallone che per 30 secondi ci sono stati Mike e Matthew che facevano da una parte all'altra, da una fascia all'altra. Calmo dietro. Quindi... però poi quando sale. Mamma mia, ragazzi! E in questo momento è onnipotente. È uno di quei momenti in cui se a lui dai in mano. Ma... allora, ragazzi, è uno di quei momenti. È un po' come quando a basket ti trovi davanti a quel giocatore che non vede il cestello, ma vede una bagnarola, vede la vasca da bagno e palesemente oltre gli... è la stessa situazione, cioè, in questo momento sta giocando come se vedesse, non lo so, nelle grotte di Frassassi, non la porta. Sì, ma sono giocate che, ok, quasi sicuramente gioca, oddio, non so se gioca da tanto, insomma, magari se uno ci si mette con la testa, così come riusciamo ad essere decenti su Formula 1 anche se un gioco del genere si fanno questi tocchi, però è incredibile la fantasia, perché da ogni posizione riesce a volare, a toccarla bene o a passarla o a segnare. Intanto 5-0, di là è un caporetto per attenzione, gol Mark, ancora una volta Mark, grande approfittatore su queste due palle vaganti. Bisogna dire che i Mai Dire Rocket, nelle uniche due occasioni in cui hanno potuto vedere la porta, l'hanno messa dentro. 6-0. Bella, d'orgoglio, l'hanno fatto di là. Altro doppietta. Di là e ti spiace. Doppietta. Vediamo se i Mai Dire Rocket riescono a pareggiarla. 45 dal termine.
attenzione Matthew Mark, attenzione lì il pallone pericoloso. Allora Mark va al disimpegno, pallone lungo, ancora Mark, vince il contrasto, pallone che non gira bene, ancora il disimpegno da parte di Mike, Mark a contrasto, a che velocità è arrivato Aloy, che la rimette dentro. Il disimpegno di Mark, ancora, attenzione, mamma mia, che all'ultimo ci ha messo proprio la ruota, attenzione, e pareggio di Long, pareggio a 5 secondi dal termine. Questa è stata un'ottima palla di Mark, che tra l'altro l'ha messa dentro Matthew, secondo me, eh? Probabilmente si è deviato nel tentativo di difendere, sì. Ecco, se non ci aspettavamo un Aloy del genere, non so quanto si aspettavano questo rientro, però Aloy con un gran contrasto di Long, questo è stato provvisoriale perché Aloy, non so quanto Aloy poi si aspettasse un riscontro, una risposta del genere, che nei mai delle roghe, tanto poi si sono ripresi almeno questi supplementari, però però poi sprecati. Ma disgraziata proprio questa figurata, per un perfetto, strano, un Mark non perfetto nel liberare dalla difesa, e poi Matthew si è trovato con la porta guardata. Una giocata barbara di Mark. 2-0 Fulcrum, questa fa male perché quindi 7-0, non lo so, cioè guarda, mai dire no che tre tiri tre gol, eh? Fulcrum hanno tirato gol sul finale, quindi in porta a volte 7 da lontano. Intanto vedo che Pastizzone aveva riscattato un bevete, ma non era stato accettato. Vado a bere, a prendere un po' di frutta. Allora, intanto qui è finito il secondo round 1-1 stanno. Molto bene, grazie mille. In effetti, facendo così, qui intanto doppia esplosione tra Aloy e Long, e poi con Crive su Aloy e poi il tocco. Clamoroso questo di Matthew. Una sponda contro la parete. Ah no, è Mike che l'ha spondata per Matthew. Invece sì, era Matthew, sì. Doppia sponda. Matthew. Quindi 1-0 Fulcrum, potrebbe essere l'ultimo round per i Mighty Rocket, che andrebbero quindi a giocare contro Turbo Sound. I Turbo Sound, anche garage. Se da Garage ha quel non so che di brasiliano, che... ma più che da Garage, no, più che posso dire la verità, perché allora voi non conoscete, questo dovreste sapere, se potete andate su YouTube, cercate i Satelliti, sono un gruppo rumeno, comunque dell'est Europa, credo rumeno, e ci fanno questa canzone che si chiama Audi, dove ballano fuori da un Audi di vecchia data, Audi dentro Lugaragi, e allora penso a quello, penso a questa cosa est europea, viene, è più forte di me. Se non mi credete, YouTube Satelliti Audi. Oh, ovviamente dopo Rocket. Ah, sì. Sarà la colonna sonora dei prossimi League. E Matthew ancora segna il 2-0. Credo a vuoto Long. Vediamo. Kimi Raikkonen 1-0. Mamma mia, ribaltone di là dopo. Si sono persi. Sì, hanno subito 8 gol dopo il 7-3, contando seconda e terza partita. Aloy li scavalca tutti, sì, ma... Intanto io ho dato adito al bevete con un ottimo 2-0, succo di segna Axel dopo una parata di... Mamma mia, oh! Attenzione! E qui bravo Axel, ecco, più lineare la partita di là. Per quanto riguarda il livello tecnico, adesso qualche partita sarà, non me ne vogliono, tra virgolette, basta per quello che ci ha fatto vedere a noi. Su cosa si può fare in questo gioco? Infatti, dicevi, ti stai divertendo più stasera che... No, assolutamente.
Alonia ancora in aria. Divertente, li ho vissuti anche ieri. Ora pallone che danza, Aloy, Aloy, no. Aloy. Stava driftando. Stava segnando con il freno a mano. Attenzione ancora, confusione, pallone che rimane lì. Ci mette una pezza, scrive. Vabbè, anche quando le prendi tutte da qualsiasi posizione, poi l'estro creativo... sta facendo di tutto, anche Doki magari possono essere inutili, però continua a mantenere la palla, ma no, ma no, altro che inutile, si è arrampicato sul 7. 2-1, segnato Alex Virgino, ha provato una parata impossibile, che era... lo stesso Alex Pilotini. Tanto 4-0, quindi ancora Matthew. Parziale pesantissimo, ancora calo, palla e Marca ha scelto di andare in alto convinto che il pallone magari sarebbe alzato, pallone che invece Mike è riuscito a tenere raso terra. Tutti 5-0 e siamo solo a metà. 2:32 da calcetto a far passare sotto la barriera, non... calcetto ne so qualcosa. Il tiro di puntina è micidiale, imprevedibile, fortissimo, poco prevedibile proprio. Non... mentre il piattone lo sai che o è un tiro a giro, su uno dei due pali. La puntina è assolutamente imprevedibile. E questa è la stessa cosa. Si esce ridimensionati, comunque andrà a finire questa. Mamma mia! Ridimensionati per il livello. Eccolo! Marco! Comincio ancora a preoccuparmi. Comunque, guarda, vorrei sbagliare. Credo che questo sia di nuovo il primo tiro della partita in porta dei Mighty Rockets. Li fanno subito in rete. Come cinicità e cinismo ci siamo. È il resto che sarebbe da sistemare. Almeno in questo contesto. Intanto hanno pareggiato i. Sharks, i Fit Sharks, 2-2. Magari si stanno ritrovando un po', in effetti, dopo... Sì. Soprattutto il hanno... round è stato tosto. Hanno respirato un po' i sali. 1-40. Io sto seguendo Aloy, poiché l'ho visto completamente disimpegnarsi della palla e girare da tutt'altro lato. Ancora il tocco, un po' sfortunato con la palla che va indietro, occhio al liscio di Mark. Che va a vuoto, Aloy ancora arriva, mucchio selvaggio, occhio il pallone che va all'indietro, Mike, contatto, esplosione fra Long e Mike, poi Long, aveva una buona occasione per il secondo, la manda a lato, ancora rischio, Mike sulla linea. Aloy, mamma, da dove è arrivato? All'iperspazio è sceso. 5-1 con meno di un minuto al termine. 3-2 segna Paolo. Quindi 3-2 ribaltone per gli Sharks. Sì, hanno ribaltato. Hanno ribaltato un parziale tra gara 2 e gara 3 di 9-0. Erano 9-0. Qui a noi ha fatto l'assist da ribaltato. Lì capotato, appoggia per mezzo. È incredibile la partita di domani, la finale di domani. Mamma mia, ragazzi, sintonizzati. Non la commentiamo, lasciamo la partita. Considera che potrebbero riscontrarsi nella grande finale. Anche Matthew comunque un buon film il pallone, che è stato bravo a rischiare. Si potrebbero scontrare due volte, perché effettivamente perdendo la prima finale possono andare a vincere la finale dell'ultima chance, sì, e trovarsi per la grande finale. Vero. Intanto 4-2, ancora Paolo. Ma è una partita che va a parziali. Sì. 9-0, adesso 4-0. Intanto Long, nessuno è riuscito a spingerla. Per l'orgoglio. Occhio Long, miracolo. Ha esitato Matthew, che ha portato tanto palla alla fine, come si dice. La superbia va a cavallo e torna a piedi.
Ancora Aloy in questi ultimi 3 secondi? No, dentro! Ci ha provato. Diciamo che nello spogliatoio dei mai dire Rocket non si stapperà esattamente caviale. No, io non so cosa sarebbe successo se ne avessi affrontati noi dei Kumbro Guys, perché sono di un livello molto alto, ragazzi. Ah, avremmo abbandonato. Intanto finisce 2-1 gli Sharks. E allora possiamo collegare con gli Sharks. Se riusciamo, potete venire o viene ben distanza, sì, o... sì, o altrimenti può usare direttamente il tuo stream se vuole. Anche volendo, sì. Abbiamo una partita da seguire. Io verrei direttamente in stanza, sì. Perché purtroppo allora, si vede pixelato. Allora, Raffa invita. Vieni in stanza, invita Bendy che non ce l'ho. Perché con la I, non con la Y. In realtà io sono con la Y è il diminutivo di Mark di prima, non ho l'invito tuo. Anche se l'avevo visto arrivare, ma adesso non c'è più. Ah, un attimo. Quindi aspettiamo di collegarci per gara 4. E con gli Sharks che conducono 2-1. Devi premere R2 per trovarlo. Intanto Ernesto, se dovesse iniziare già la partita ci puoi fornire, anzi vi fornisco io la radiocronaca. Ok, sono partiti, andiamo se riuscite con lo streaming di qua. Sì. Partita adesso, allora subito un pallone che danza pericolosamente davanti la porta, può approfittare Kimi Raikkonen che la mette clamorosamente fuori dallo specchio della porta, e allora subito il contropiede, Paolo che non esita, è proprio vero, gol mangiato, gol subito, e dopo pochi secondi, 16, gli Sharks trovano il vantaggio in gara 4, nella gara che per loro potrebbe valere il 3-1 e il passaggio al turno successivo nel tabellone. Ultima chance. Scusate, ma l'invito da chi mi arriva? No, non siamo riusciti ad entrare, Ale. Nel dubbio il comando, così magari nel prossimo round, se riusciamo, entriamo. Ok. Allora intanto Kimi Raikkonen va a contrastare, poi arriva Axel, Paolo, pallone ancora verso Kimi Raikkonen, la palombella, scusami, il pareggio di Nicola a 15 secondi dallo scadere del primo minuto segna il gol dell'1-1, errore in disimpegno da parte degli Sharks e gol del pareggio per i Napoli nel cuore. Dici, Ale? Sì, allora la vediamo come prima in modalità replay. Sì, sì. Almeno la vediamo. Sì, almeno la vediamo, ecco. Tanto con lo schermo grande la vedranno sicuramente meglio da casa. 4 minuti, va via il primo minuto. Ancora il contrasto, si lotta. Axel, poi pallone che danza. Spostato di nuovo. Dall'altra parte, cambio. E allora Raikkonen. Contrato. Ancora pallone che va in avanti. Attenzione all'area di rigore. Erroraccio! Erroraccio in difesa. Credo fosse Kimi. Vado a vedere. No, era Nicola. Erroraccio di Nicola che sulla linea non riesce a salvare. E salgono quindi in vantaggio gli Sharks 2-1 quando mancano 3 minuti e mezzo al fischio finale di gara 4. Sharks in vantaggio 2-1 nella serie, così come sono avanti 2-1 in questa partita. Il disimpegno di Nicola a togliere la palla dalla testa di Paolo e Advance che stavano arrivando. Advance che va di nuovo
a contrasto nei confronti di Nicola che rimonta, ma liscia il pallone. Allora Van Zeppel va ad arrampicarsi sul muro, ancora contrastato da Nicola. Palo! E Paolo con uno splendido tiro da fuori va a mettere il pallone dentro. Palo gol ed è 3-1 Sharks. Allora, intanto, che si portano avanti di due. Comunicazione di servizio, Bendy e Raffaele, potete raggiungere Marco. Sì, quando sì, siete pronti, partite con, potete partire con la partita e la live. Sì, questa la continuiamo a seguire come abbiamo seguito prima. Perfetto, e allora intanto continuo ad andare via il cronometro. Andiamo verso la conclusione della prima metà di gara 4. Sharks avanti 3-1. E virtualmente con questo punteggio vincerebbero la serie con il medesimo punteggio 3-1. Kimi Raikkonen, buona la spazzata, pallone che danza a centrocampo, rimane ancora lì, si alza un campanile. Allora Nicola con Kimi, pallone che danza verso la porta, viene ribattuto. Ancora Nicola, la palombella, no scusami Axel, palombella a scavalcare tutti, gol del 3-2 a poco più di due minuti dal termine. Ritornano prepotentemente in partita i Napoli nel cuore, si riportano a -1, ma serve ancora un gol per andare quantomeno ai supplementari e mettere di nuovo in discussione la serie, andare a cercare il 2-2 per andare ad un'eventuale e decisiva gara 5. 1-50, pallone a centrocampo, si lotta col pallone che va verso Kimi Raikkonen, il tocco sul palo col pallone che poi attraversa tutta la linea di porta ma non riesce ad entrare. Grande occasione per gli Sharks. Salta molto in alto, poi ottimo tocco, arrivano addirittura tutti e tre i membri dei Napoli del cuore a fermare questo pallone che stava arrivando verso la porta. Ci riescono ancora Kimi Raikkonen, ottimo il disimpegno, porta direttamente il pallone ad arrivare vicino all'area. Attenzione difensiva degli Sharks, pallone ancora che attraversa tutta l'area. Allora Alex Pilotino lo va a toccare, lo fa male, il pallone rimane lì, danza, arriva Nicola, mentre ultimo minuto, pallone che rimane ancora lì, Nicola non riesce del tiro, il difensore non riesce nel disimpegno, ancora sulla linea, stavolta riesce a salvare Paolo, ancora una volta decisivo in fase difensiva, proprio sulla linea, pallone che rimane ancora lì, ancora Paolo all'ultimo disimpegno, un po' scombussolata l'azione, l'attacco dei Napoli nel cuore che non riescono a concretizzare. 30 secondi, ancora un pallone, sì, ancora un pallone in avanti che danza pericolosamente di nuovo sulla linea, non era indirizzato nello specchio della porta, ancora traversa incredibile, 10 secondi e ora per i Napoli del cuore serve davvero un miracolo, vediamo se riescono a portare avanti questa palla. La parata sulla linea, manca davvero poco, il pallone che rimane lì, poi viene spazzato e finisce qui con gli Sharks che vincono 3-2 e vincono 3-1 anche la serie, avanzando quindi al terzo round del tabellone ultima chance. E ritroviamo domani sera contro i vincitori della partita che vedremo adesso. Sì, se non vado errato, sì, sì, i Mighty Rocket contro... dovrebbe essere alle 21:30. Adesso andiamo a vedere subito. Allora, Mighty Rocket adesso contro Turbo Sound a Garage. Sì, penso che siano pronti. Andiamo sì, a vedere. Ecco, sono partito. Oh, mamma mia, stanno facendo l'accesso in questo momento. Allora, sì, domani sera alle 21:30 giocano in contemporanea con la finale A, tra l'altro.
quindi contemporanea fra le due finali e poi la finalissima. No, giocheranno il round 3 alle 21:30 in contemporanea con la finale del torneo principale, poi dopo la perdente della finale va a giocare contro la vincente del round 3. Perfetto, e dopo la finalissima. E dopo la finalissima. Perfetto, e allora, bando alle ciance, ultima gara della serata, ultima gara, la seconda del secondo round del tabellone, ultima chance, la vincitrice va a affrontare, se non vado male, gli Sharks. Gli Sharks. Perfetto. E allora, subito, Mark, a contendere il pallone che danza a centrocampo. Ancora Long che prova a puntare la porta, non c'entra lo specchio. La ripartenza da parte dei... Questa è una partita decisamente più tattica questa, perché ieri abbiamo visto i Turbo Sound della Garage molto ben organizzati, non perfetti nei voli, ma molto ben organizzati. Occhio! Pallone dentro! Long! Prova la porta. Va! Trova la porta andando a spingere dentro un pallone vagante che con buona probabilità si sarebbe entrato, perché il difensore dei Turbo Sound credo fosse già dentro la porta, quindi ecco. Anche lui da buon milanista segue l'esempio di Inzaghi e Thomas, rubarsi gol quando la palla è praticamente già dentro, però come si dice, nel dubbio io la spingo dentro. Poi quindi dopo neanche un minuto Turbo Sound da Garage subito in svantaggio, subito costretti a recuperare in questa gara 1, ma è solamente un gol, il tempo è ancora abbondante, 3 minuti e mezzo prima di gara 1, siamo solamente agli albori di questa serie. Ricordiamo, per coloro che si stanno collegando solo in questo momento, si gioca al meglio delle 5 partite. Occhio Marca, ancora il pallone in mezzo, non trova Maverick. Nessuna assistenza da parte dei compagni, bravissimo Maverick nel disimpegno, ancora un disimpegno, sì, al pallone dentro, il pallone dentro, il gol di Mark, ma stavolta grosso grosso buco difensivo da parte dei Turbo Sound, vediamo da parte di Samp, credo fosse Samp, e sì, ha bucato l'intercetto in difesa, e quindi 2-0 in favore dei Mai Dire Rocket. Ancora Mark porta avanti il pallone, pericolosissimo, poi contrasto col pallone che si alza al campanile, arriva Long, contrastato, e allora pallone che rimane ancora lì, e allora ci prova Kribe, confusione col pallone che rimane lì, ancora Kribe che torna sul pallone, Maverick su di lui, ancora palla dentro, bravo Marcolino, contrasto in aria. Prova a ripartire con la sponda Maverick, pallone verso il centro del campo, Mark riesce anche con un po' di boost farlo schizzare via e farlo tornare nella zona difensiva dei Turbo Sound da Garage. Ancora dentro, tutta sulla linea, la salva Long. Non termina però la proiezione offensiva di Turbo Sound da Garage, alla fine però arriva il disimpegno, ancora una volta maldestri in difesa, pallone che rimane lì e alla fine ci mette una pezza Samp, Mark ci riprova, poi Long, non c'è nessuno che arriva su questo pallone, situazione che per alcuni istanti era sembrata quasi surreale, col pallone dimenticato da tutto e da tutti, Long ancora la porta in avanti, poi arriva anche Mark, pallone che però finisce a lato, Long in volo non trova il tempo perfetto, poi una palombella incredibile sulla linea, Long tap-in vincente per il 3-0, ancora una volta una palombella che ha mandato in tilt gli schemi difensivi dei Turbo Sound Garage, 3-0 pesante, 1:40 al termine di gara 1, non si è messo bene questo inizio di serie per i Turbo Sound da Garage. Beh sì, finché la palla sta a terra riesco, cioè diciamo la tra virgolette fortuna di vedere Rocket, la palla sta molto tempo a terra, non si è volato così tanto come abbiamo visto nel round precedente, quindi
è stato molto importante Crimi nella fase d'attacco, che si è lanciato su più contrasti, ha dato un po' di estro, un po' di creatività all'azione, non si sono trovati in difficoltà nella fase d'attacco come nel round precedente mai dire Rocket. I Turbo sono da Garaci hanno commesso più qualche errorino su delle palle tra virgolette facili da poter parare. In questo caso Marcolino, se riesce, contrasto. Oh, contrasto e poi c'è il gol di Mark, 4-0. E direi che almeno per questa gara 1 ormai i buoi sono ampiamente scappati dalla stalla. C'era Marcolino pronto a contrastare il tiro di Mark, ma Samp l'ha toccata da... Quindi stranamente non organizzati come ieri. Ieri si chiamavano molto bene il pallone tra di loro, ragazzi del Turbo Sound, e ciò ha permesso almeno in questo primo round un via libera per i Mai Dire Rocket. Mai Dire Rocket che quindi iniziano nel migliore dei modi gara 1 di questa serie. 4-0, 40 secondi al termine di quelli che è ancora buona palla di Marca, ancora long pirapina. Devo dire che continuo nella... Sarò curioso di che... L'ha toccata Crive e poi Long l'ha messa dentro. Praticamente gli ha rubato il gol. Ancora. Immagino cosa gli starà dicendo Crive adesso. Arriviamo almeno un gol. Qui ci prova Samp, contrastato da Long. Gol per i Turbo Sound, giusto per il morale, per i prossimi round. Poi in realtà ieri abbiamo visto anche un po' di estro creativo in attacco con qualche volo. Mark, ancora pallone che danza, ancora spinto a 3 alla fine, ancora Long e l'ultimo a mettere il tacchetto delle sue ruote sul pallone. Prima facci lei, no, va di lei, no, il ragioniere, facci lei, batti lei. Non è proprio questa la discussione che stanno avendo, però. No, vabbè, diciamo che l'abbiamo edulclorata. Tanto ultimi secondi di questo praticamente primo match che si chiude con un 6-0 tennistico e vincono i Mai Dire Rocket, portano a casa gara 1, 1-0, 6-0. Ero curioso di vedere le statistiche che dicono impietosamente 12 tiri a 3. Hanno tirato 4 volte di più nello specchio i Mai Dire Rocket e hanno segnato 6 volte di più. Insomma, legge statistica e proporzionale micidiale per i ragazzi dei Turbo Sound Garage. Sì, come detto, sono riusciti a giocare tutti e 3 e tutti e 3 bene, con delle buone... qualche errore, qualche liscio i Mai Dire Rocket. Invece è un 6-0 un po' falso, diciamo, per quello che mi aspettavo dai Turbo Sound per quanto riguarda la difesa, che sono stati discreti svarioni. Vediamo se in questo secondo round saranno più attenti. E allora vediamo questi secondi 5 minuti, caccia la palla e si parte, inizia gara 2. Partiamo da un parziale, come detto poco fa, pesantissimo, 6-0 per i Mai Dire Rocket in gara 1 e rischia di non iniziare bene, viene contrato all'ultimo secondo. Long, Mark arriva sul pallone, poi Crive, occhio al liscio, occhio al contropiede, Maverick, non c'è nessuno e poi l'appoggia Marcolino per il gol dell'1-0 a porta spalancata. E devo dire che era un inizio che non poteva che essere migliore per i Turbo Sound da Garage, che avevano bisogno di un avvio così, avevano bisogno di un gol per ritrovare la fiducia dopo una gara 1 devastante. Beh sì, stava iniziando anche male come round. Attenzione qui Mark che si alza la palla, tenta di fare un tocco. E stava iniziando male perché Marcolino nella prima manovra si era messo troppo in porta, quindi il contrasto con Long poteva essere pericoloso. Quell'occasione il gol però arriva. Ancora gol Long! Long ancora a segnare, direi, il goleador in questa fase. Dopo gara 1... Mi sembrano più distratti rispetto a ieri sera. Sì. Sarà che è la prima partita della serata, quindi li devono ancora carburare, però... Ancora, stavolta Marcolino salva. Deciso, di testa, mette fuori, pallone ancora alto, attenzione!
salva Maverick ancora. Poi arriva il tiro a fil di palo da parte, credo fosse Mark. Prima. Sembra un Mark, okay. Un po' livellato, però. Sì. Ancora il rimpallo che stava per favorire Mark, anzi Long. Ancora, mamma mia, palla che danza. E allora prova a ripartire Samp, contrato Maverick con Mark. 3 e mezzo, 1-1. Colino lancia lungo, appena quasi controtempo Crive, che va ancora a contrastare questo pallone. Che danza, poi Maverick ancora, arriva Samp a dar manforte, pallone che batte sul tetto, torna in campo proprio dalla zona di Mark, che riesce a saltare tutti. Attenzione Marcolino, Samp ancora, pallone che arriva in mezzo, ancora Samp, aveva quasi la possibilità di vedere lo specchio, specchio che viene quasi visto invece dal suo compagno di squadra, che però non riesce a trovare. Attenzione dietro Maverick, il pallone che rimane ancora lì, lo tocca, non riesce però a spazzare. Samp, pallone ancora dentro, arriva Long, da parte di Long, 2 e mezzo. Ottimo disimpegno verso la porta. Bravo, Long. E salva Long con una grandissima parata. Era diventata davvero pericolosa la traiettoria in disimpegno di Maverick. Tanto Crive la porta in avanti, Long, poi la tocca per Mark, poi ancora Long, tutto di prima, stile Barça. Samp e Maverick escono bene, stanno trovando un po' più di coraggio. Attenzione, cambio della difesa, e ancora una volta Long tira fino, fa il tap-in decisivo che vale il 2-1. Maverick è la... Dobbiamo... Ah, vero, sì, sì. Però... per dare il gol a Long, la sarebbe Maverick. Peccato che stanno dicendo che stanno trovando coraggio sia Samp che Maverick, che erano un po' più spenti del Turbo Sound, mentre Marcolino un po' il fantasista, un po' anche più coraggioso a spingersi in avanti. Peccato, non fa bene per Maverick questo errore, butta un po' giù il morale. Hai ancora Maverick! Crive la mette al centro, pallone che attraversa tutta l'area. Contrasto tra Maverick e Long, poi ancora Maverick, il pallone che rimane pericolosamente nell'area difensiva dei Turbo Sound a Garage. Contrasto con Maverick che punta alla porta. Ottima chiusura di Long su questa corsa. E allora vediamo se riescono. Stato un contatto fra Marcolino e Long, ancora un rimpallo con Maverick che ha provato a cercare lo specchio dalla lunga distanza. 1 minuto, e allora riparte Samp che si riesce a lanciare sulla fascia, il contrasto con Crive, il pallone che rimane lì, ancora Samp, Caparbio alla fine lo ferma Mark, ma c'è ancora Maverick, il pallone che rimane ancora lì, Maverick alla fine sbroglia la matassa, ma non definitivamente Long. Ancora Marcolino ci prova, ancora Maverick con decisione, Maverick ancora contrastato all'ultimo, l'offensiva finale per i Turbo Sound a Garage sulla linea. Che parata, che parata, ancora dall'altissimo, dal tetto. No, che già gli hanno ancora fatto un santino. No. Attenzione, 12 secondi, ci stanno provando in tutti i modi, non riescono però a trovare il barco Samp, allora riesce ad allontanare il pallone, arriva ancora Long che salva tutto, poi con un rimpallo ci prova, attenzione, pallone dentro! Non lo so se andavo in porta, però la direzione, Samp era indirizzato bene. Però questo sta... Ballo, sì. Questo sa del fischio, sai, quando dice all'arbitro: oh dai, caspita, fammi giocare. Quest'ultima palla sa è specchio di un po' più di coraggio, come detto, hanno trovato sia Maverick che Samp, ma soprattutto del modo con la quale stanno iniziando a giocare, un po' più fisico, ragazzi,
nel Turbo Sound un po' più Pro Check Cars. Insomma, sono tre piloti che si dilettano proprio con le vetture turismo, quindi hanno iniziato a fare più contrasti, più sportellate, e stava pagando bene, quindi vediamo se potrebbe essere questa la chiave per il prossimo round, che potrebbe essere fatale visto il 2-0 nel conteggio dei round in favore dei Mai Dire No. Turbo Sound che tra l'altro comunque hanno davvero fatto grande fatica a tirare in porta, 6 tiri per i Mai Dire Rocket, 2 tiri per i Turbo Sound che hanno comunque faticato. Attenzione ancora a queste distrazioni, queste distrazioni dopo neanche 10 secondi, ancora pallone lì, occhio perché la sensazione è che siano partiti a sprombattuto i Mai Dire Rocket in questa gara 3. E allora si prova ad autolanciare, attenzione Marcolino, ancora Marcolino, pallone verso la porta, Long disimpegna all'ultimo secondo, Marcolino in versione Messi. Attenzione Maverick, ancora pallone che danza, ci arriva Marcolino, poi ancora Samp che però viene contrastato, e allora disimpegno di Long, pallone verso la porta, Marcolino lungo in sospensione, Long e calcola tra l'altro molto bene i tempi perché bastava poco e il pallone sarebbe potuto passare di sotto. Ancora non era facile, sono arrivati tutti e tre col freno a mano da nel groviglio. Crive segna l'1-0. Purtroppo il Marcolino, sì. Sì, Marcolino era già dentro la porta, non aveva la corsa per arrivare dall'interno e tirare fuori la palla. Attenzione subito il rimpallo col pallone che ancora il brivido qua, sono di vicini al gol dell'1-1 i Turbo Sound da Garage. Ora conta bene la distanza, ancora la parata da parte di Long. Sì. Posizionato bene. Stranamente. Crive avanza, attenzione, qua serve il disimpegno che arriva da parte di Maverick. Poi Samp. Pallone che danza verso la porta, diagonale troppo aperto, finisce largo. Ah, e allora di nuovo Long mischia con Crive, pallone che si alza, Samp ce l'ha dritto sulla cappotta. Un po' di anche arrivano in due, un po' di gazzarra. Occhio ancora, a furia di gazzarra però se la mettono dentro, vabbè, però. Era dall'altro lato. Ma allora ditelo. Ma allora ditelo. Detto, dalle mie parti vi dirò un detto che ve lo devo dire a telecamere spente. Non si può dire. Dalle mie parti si dice dispola, poi fate voi. Lì la dispola ci stava. Volte sono... Luca, tranquillo, sono passate le 23, siamo fuori dalla fascia protetta. Vabbè, dai, il lungo giocare dei cani finisce con qualcosa nel di dietro. Ecco, poi l'ho detto in diciamo in maniera più stretta, rende meglio. Non si fida degli amici. Almeno quello. Il lungo giocare dei cani, loro lì a fare quella melina, alla palla arriva verso la porta loro. Occhio Long, prova a chiudere la partita, mamma che botto! un'implosione all'idrogeno! Maverick ancora a spazzare per quelle che potrebbero essere davvero le ultime speranze, erano tutti davanti alla linea della palla, nessuno è riuscito a colpirla per riandare in avanti. Dentro, mamma mia! Ancora il tiro, la conclusione di Mark stavolta. Ancora Mark, bel diagonale in volo a mezz'aria. Non trova lo specchio, ma non di molto. Stavolta è buono il disimpegno di Samp, che si arrampica bene. Ancora Samp, attenzione!
è buona, è un ottimo gol, il 2-1 ad 1-16 dal termine di Maverick, che trova, lo rivediamo, una splendida conclusione con il posteriore della sua vettura a scavalcare l'ultimo difensore e a trovare il gol che dimezza le distanze quando manca poco più di un quinto da giocare, un quinto della partita. Paolo ci domanda anche quanto sono per il conteggio dei round, 2-0. Attenzione Crive all'ultimo, un minuto per le ultime speranze dei Turbo Sound a garage. Attenzione, questa palla che ancora pericolosamente danza sulla linea Sampa. Allora possono ripartire, sono in due Maverick, l'ultimo uomo è Crive, l'ultima macchina anzi. Attenzione, mamma mia, Long prova ad arrivare su questo pallone, ce la fa, ma ancora il contrasto, ancora Sampa. Attenzione perché ha un conto in sospeso con la fortuna. Maverick pareggia a 30 secondi dal termine, il pareggio dei Turbo Sound da garage sembrava una replica di quanto era, sì, sembrava una replica del tiro di Samp allo scadere di gara 2, e stavolta il tiro diventa un assist per Maverick che mette dentro il 2-2. E ora vediamo se i Mighty Rocket cercheranno in tutti i modi di evitare questi tempi supplementari. Ancora attenzione Crive, il pallone che danza, ci si stava per avventare sopra Samp. 6 secondi, 5 secondi, pallone lì, mamma mia, stava arrivando, se non vado errato, di gran carriera Long, e sono tempi supplementari per gara 3, 2-2 e si parte. Pallone in angolo, zona di difesa dei Mighty Rocket, Long di testa, arriva Maverick, poi arriva Crive che si lancia bene, ma viene fermato, occhio al rimpallo. Pallone dietro, arriva, attenzione! Samp che viene fermato sulla linea, e allora contropiede di partenza da parte dei Mighty Rocket. Con Crive, il pallone che è lì, attenzione! Per un nulla, non trova la porta ancora Crive. Che attenzione, grande confusione col pallone che si alza al campanile, ma rimane ancora lì, e allora poi alla fine riesce a srotolare questo groviglio Samp. Mi si stava arrotolando la lingua per srotolare un groviglio. Allora, nel pallone che arriva lì dentro, salvato all'ultimo, si alza a campanile e alla fine riescono a disimpegnare. Oh, occhio a Mark che scrive la rubata. Crive l'ha rubata e non hanno trovato la potenza di più necessaria. Incredibile questo batti e ribatti, 1-10 in questo supplementare. Ancora il pallone che rimane lì, Crive, sta arrivando Long. Chiude Long il goleador di questa serie, quasi come se non potesse essere altrimenti. Finisce il supplementare, finisce 3-2. Diciamo Raffaele, i Turbo Sound da garage sono stata una squadra a diesel, ma il diesel in una serie al meglio delle 5 non basta perché si è acceso troppo tardi, soprattutto quando poi è l'ultima occasione, quindi sono stati orgogliosi, non perfettamente organizzati. Ieri, devo dire, come detto in precedenza anche dalla parte di Ernesto, se la sono giocata decisamente meglio, però in questo ultimo round anche un po' più organizzati, nonostante abbiamo visto più volte tanto caos, più volte in tre sullo stesso pallone senza riuscire a colpirlo, quindi sono così, come detto da Lore, hanno venduto, se la sono giocata bene. Sì, anche perché le statistiche parlano chiaro, hanno costretto i Mighty Rocket a tre parate e per la prima volta hanno tirato in porta più dei Mighty Rocket nella serie, 4 tiri totali per loro contro i 3 di Mighty Rocket, che hanno fatto il 100%, 3 tiri, 3 gol, ma insomma della cinicità di questa squadra non la scopriamo adesso, però è, appunto, è stata una gara in cui sono partiti a diesel, ma il diesel si è scaldato troppo tardi, perché in gara 2 erano abbastanza vicini, in gara 3 erano assolutamente alla pari, ma bastava poco per perdere la serie quando si era già sotto per 2-0, e così è stato.
Molto bene, quindi domani avremo i Mai Dire Rocket contro gli Sharks, come Sharks. Ultima, diciamo, ultimo tentativo per i ragazzi, e poi la finale tra non i Napoli nel cuore, pardon, i Fulcrum contro gli Air Force Gatuan. Sì, entrambi, sì, per poi vedere, sì, per poi vedere quali sarà la finalissima, sì. Perfetto, allora direi che, se non sono errato, siamo in conclusione. Allora, ci sta raggiungendo il goleador di questa partita. Ok, allora facciamo così: siccome purtroppo la mia linea mi ha messo KO e mi sono dovuto collegare da cellulare e ho la batteria al minimo, vi lascio, chiudete voi la trasmissione e nel frattempo io ovviamente vi saluto tutti voi, saluto tutta la chat e rinnovo l'appuntamento a domani sempre alle 21:30 con le finalissime di questo torneo. Quindi insomma, mettete dei promemoria, Coca-Cola, popcorn, bevanda preferita, quello che volete, ma mettetevi comodi, perché sarà una grandissima serata. Ci vediamo domani, grazie ragazzi. Grazie a te Luca. Grazie a te Luca, quindi buonanotte, salutiamo tutta quanta la chat, Lopeschi, Motti 19, Paolo, insomma tutti coloro che si sono divertiti in questa serata. Ringraziamo per i follow Zulugne e Melossigeno, il bevete da parte di Luigi Pilotino, riscattato 8 minuti fa da parte del giovane Pilotino di casa Pilotino, di casa Capuozzo, chissà se anche lui, no, gli auguro di no, di non avere niente dedicata, visto che il buon Alex, ahimè, a Monza ci ha sempre lasciato un alettone proprio uscito dalla scarica, ormai è diventato più che variante, perché è il rettifilo inoltrato in realtà dove arriva Alex, perché fa sempre pendolo, quindi diventa il rettifilo Capuozzo, se proprio lo vogliamo dire. E però quindi adesso ci sta raggiungendo Long, credo? No, e chi era il goleador? È perché è un bidone, quindi non viene. No, bene, va, allora possiamo concludere. Allora ringrazio. A vergogna. Allora ringraziamo proprio Ernesto, organizzatore, ma anche fondamentale oggi per la radiocronaca di determinate partite. Buonasera, anzi buonanotte, grazie Ernesto. O grazie, se vuoi dire anche una parola sulla serata. No, no. Diciamo. Domani sera parliamo. Ma... ci vediamo tra poco. Onestissimo, e un ringraziamento anche alla regia di Mandy, che ha lasciato tutte le camere attaccate ai muri poi in ogni stadio per coprire tutte le partite di questa serata. Grazie a voi, buonanotte e a domani. Molto bene, io vi rimando al forum www.formulaitalianteam.com, perché prossima settimana si inizia anche con i campionati su Formula 1, o soprattutto per il futuro, qualche eventuale torneo se siete interessati su Rocket League, in particolar modo ovviamente ai social, e nello specifico Instagram, ovviamente sempre con il tag Formula Italian Team, ed il canale Telegram, perché lì ha tutti i link diretti dove è più facile poter interagire, potersi iscrivere ai vari eventi organizzati dalla nostra community. Molto bene, siamo finalmente in conclusione, l'appuntamento, come detto, è a domani con la finale, le finalissime, ci sarà ancora una volta due orette di divertimento, di allegria, di spensieratezza da passare insieme. Buonanotte, mi raccomando, Anna presto, solo se fit non è l'erba. Ciao!